Ciao, sono Chris, benvenuti. Questa è la scritta Hollywood. Come sono arrivato qui? Bene, facciamo un passo indietro. 3000 Lake Hollywood Boulevard è il posto dove parcheggiare per prendere uno dei sentieri suggeriti per andare alla famosa scritta. Andiamo! Primo aggiornamento. L'ingresso al sentiero è in Wonder View Drive. Non si può arrivare in macchina, quindi parcheggiate nella via che vi ho detto prima. Da lì, circa 500-600 metri, si entra direttamente. Ecco, direttamente vuol dire che ci si trova davanti questo cancello, che potrebbe essere chiuso. L'alternativa è quella di passare sotto la cancellata. Infatti lì sotto c'è un buco, diciamo, oppure aspettare che qualcuno esca. Si entra direttamente nel sentiero, che è questo qui. Primo aggiornamento di questo trail, Whitsun Tree. Los Angeles è là, è un percorso di circa 2 ore. Allora, non sono allenatissimo dei percorsi in montagna, ma cammino molto, corro, mi muovo molto e devo dire che la prima mezz'ora si sente, però bella, bella. Io ho iniziato a farlo alle 9:15 della mattina perché dormivo a Pasadena, sono venuto da fuori Los Angeles, quindi una mezz'oretta per arrivare, un quarto d'ora per trovare parcheggio e un'altra mezz'oretta per arrivare, un quarto d'ora, 20 minuti per arrivare all'inizio del trail. Vediamo, vi aggiorno ogni mezz'ora. Percorso è un misto più o meno così, rocce, sabbia, percorsi vari. Però devo dire per ora gradevole. Io ho messo la felpa perché quando sono uscito davano nuvoloso con 15 gradi, quindi faceva freschino, ma subito dopo 10 minuti di arrampicata, perché all'inizio è abbastanza ripida, fa caldo, quindi io vi suggerisco di stare leggeri. Ecco, magari di non fare video. Basta il mio. Like halfway? Yeah. Streamer. Non pensavo di incontrare degli streamer sulla collina di Hollywood, però ormai il mondo funziona così. Va bene, però mi ha salutato. Sono finito in diretta, magari a milioni di iscritti, non lo sapremo mai. Va bene, proseguiamo. Di là. Qui si arriva sulla prima cresta, da una parte là si vede l'aeroporto di Los Angeles e di qui il downtown di Los Angeles. Andiamo avanti, loro fanno una foto. Sono 3 persone sull'albero. Ed eccola lì, la prima bandiera americana, me l'aspettavo. Si comincia a intravedere qualcosa. Poco più di un'ora passata, è vero che mi sono fermato un quarto d'ora, 20 minuti alla dove c'era la bandiera americana, ma va bene, vediamo. Qui si spunta, vedo il ripetitore. Da qui si vede l'osservatorio, che è quello là, che tipicamente chi va a fare il percorso sotto la scritta Hollywood parte dall'osservatorio, ma sembra non essere così. Cioè, o meglio, lo so, perché la scritta Hollywood da lì si vede di fronte, però abbastanza lontana. hikingguy.com. Ho preso questo percorso da questo sito. Questo è il punto più alto. Si dovrebbe vedere la scritta. Bello. Sì. Ciao.
alla fine io sono uno tra quelli che è cresciuto con il sogno californiano, con il sogno di Los Angeles, con la scritta Hollywood come un qualcosa che wow. E devo dirvi la verità, è un momento molto emozionante per me, perché ho sempre pensato che arrivare nella scritta Hollywood dalla parte posteriore fosse una roba molto locale di chi vivesse in queste zone, e in questo momento mi sento un po' così. Bello! Il famoso ripetitore, ed ecco qua la parte più alta, finalmente. Beh, detto questo, salutiamo la scritta Hollywood e ci vediamo alla prossima location. Spiaggia nascosta. Bene, prima di andare a vedere questa cosa, un bel pranzo qui a Malibu. Va bene, vi dico la verità, sono venuto in questo posto a mangiare pesce. Sì, vero, perché volevo mangiare il pesce, ma anche perché col parcheggio posso accedere direttamente alla spiaggia, cosa che altrimenti non avrei potuto fare qui a Malibu. Pranzo finito, delusissimo, tartar buonissima, ma mettere il ketchup spicy sotto è stato veramente... Comunque, accesso alla spiaggia, si va! Benvenuti a Malibu! Classica bici americana noleggiata a Venice, passeggiatina, giusto un'oretta per arrivare qui al famoso pier di Santa Monica. Spero il video vi sia piaciuto. Chris Galbiati per chi vuole seguirmi su Instagram, per sapere sempre dove sono, se vi va. Vi ringrazio di aver visto il video fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!